Durante un'attività investigativa è stato indagato un cittadino rumeno che fin dal 2010 aveva collaborato con un gruppo criminale organizzato e che aveva base operativa a Torino. Tale soggetto aveva il ruolo di individuare altri connazionali disposti a trasportare cocaina dal Brasile in Europa, preventivamente celata in ovuli da ingerire oppure occultata in valigie con doppio fondo in cambio di denaro. Nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012 sono stati reclutati diversi cittadini rumeni utilizzati come corrieri per trasportare dello stupefacente per mezzo di ovuli dal Brasile in Italia ed Europa, a beneficio di due stranieri dimoranti in Torino di nome People e Ruth. Dalle successive investigazioni condotte in Italia e che hanno visto per la prima volta l'attivazione di un operatore sotto copertura appartenente alla polizia romena, si è accertato che i referenti del traffico di stupefacente erano una coppia di nigeriani residenti a Torino, che avevano introdotto in Italia e in altre città europee ingenti quantitativi di cocaina ed eroina provenienti da alcuni paesi del Sud America, in particolare dal Brasile. Sulla scorta degli elementi raccolti, la locale autorità giudiziaria ha deciso di emettere dei provvedimenti di fermo di indiziato di delitto per traffico di sostanza stupefacente. Il giudice per le indagini preliminari, nei termini di legge, ha convalidato il provvedimento restrittivo della Procura della Repubblica di Torino e emesso la misura cautelare della custodia in carcere.